Bene ragazzi, ben ritrovati qui dal parco Indro Montanelli di Milano, che so che vi è piaciuto molto nella scorsa recensione di Ready Player One. Siamo tornati, ci sono meno cani questa volta, ci sono però i treni, e quindi è una cosa molto 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 carina. So che vi è piaciuta questa cosa così in diretta testé, è una cosa molto bella. Oggi parliamo di Avengers Infinity War, perché sì, me l'avete chiesta in tanti, tanto più che ho fatto un sondaggio sul mio profilo Instagram, Dark Andros, ovviamente andate a seguirmi testé, perché bisogna farlo, è una cosa croccante, dove vi ho chiesto: volete la mia recensione di Avengers Infinity War? E il 94% di voi ha risposto sì. Quindi mi dispiace per il restante 6%, che figa, non guarderà questo video. Ma allora, Avengers Infinity War è un film croccante? E la risposta è: tra mille stronzi in giro in città, tra mille stronzi ti risveglierai, tra mille stronzi ti distinguerai, e tra mille stronzi Dark Andros Lifestyle. Oh ragazzi, bentornati ancora una volta sul Dark Andros Lifestyle, l'unico show che ti ricorda che trovare una bellissima area cani dove registrare è cosa buona e giusta. Oh ragazzi, finalmente siamo giunti un po' al tirare le somme di questo Avengers Infinity War. Avengers Infinity War che da un lato ci ha tenuto l'hype acceso per non so quanto tempo, ne abbiamo parlato un sacco di volte, non solo vabbè su Facce di Nerd, ma su Facebook in generale ne abbiamo parlato una caterva di volte, quasi ci ha rotto i coglioni, ma ha ragione, nel senso che Avengers Infinity War, ve lo dico subito giusto per non creare casino. Allora, questo video, siccome esce una settimana dopo che il film è uscito in sala, di recensioni ce ne sono già state tante, faccio una piccola breve recensione senza spoiler all'inizio, e poi invece ci dedichiamo una parte bella cicciosa riguardo la parte con spoiler, che poi è quella che forse magari ci interessa di più, perché so che molti di voi si chiedono: ma ad Andro sarà piaciuto questo film? Perché, lo dico per chi magari non, per chi si fosse sintonizzato ora, io non sono un appassionato dei fumetti Marvel o DC in generale, cioè sono più, mi attengo diciamo a quello che è l'universo cinematografico, quindi ho seguito le gesta di tutti questi eroi per questi ultimi 10 anni. L'unico film che mi manca è Black Panther per quanto riguarda l'MCU, come si dice, il Marvel Cinematic Universe, e mi manca solo quello, ed anche su qui dopo apriamo una parentesi molto interessante, perché se ne è parlato tanto, molti di voi anche hanno detto: non ho visto questo film, non ho visto quest'altro film, potrò vedere Infinity War, ne parliamo tra poco. Quindi la mia opinione, forse la mia recensione, come quella di altre persone, forse è più interessante proprio perché dal punto di vista di un non fan, o meglio di un fan ma solo dell'universo cinematografico, non di una persona che conosce tutti i retroscena dei fumetti e che quindi può fare un paragone con questo. Per questo ci sono già tanti altri che l'hanno fatto, ma è sicuramente interessante questo punto di vista. Ma partiamo subito, perché sennò figa, facciamo i funghi. Allora, partiamo subito dicendo: Avengers Infinity War è un film che mi è piaciuto davvero tanto. Esattamente, lo so perché molti di voi si sono chiesti, qualcuno secondo me si aspettava in realtà che io arrivassi qui e distruggessi questo film, non so perché, perché molti di voi mi hanno scritto tramite messaggio privato su Instagram o sulla pagina di Facebook, Dark Andros, pagina ufficiale, dicendomi: ti prego Andros, no, sì, magnanimo con Avengers Infinity War, perché per questo motivo, per quest'altro motivo. No ragazzi, non ho assolutamente intenzione di distruggere questo film, perché è un film che mi è piaciuto davvero tanto, e vi dirò di più: l'ho visto 2 volte, sono andato a vedere 2 volte questo film. E dici: cazzo, Andros va a vederlo 2 volte, ci sarà un motivo. E sì, perché mi è piaciuto veramente tanto. Partiamo col dire subito che il vero protagonista di questo film è Thanos, non sono gli Avengers. Thanos è onnipresente in questo film, e ha ragione, perché tutto sommato di questo personaggio sappiamo poco o niente fino al suo arrivo all'interno di questo film. È stato diciamo introdotto molto marginalmente
nelle scene, nei post credit di altri due film, mi sembra, due o tre film precedenti, non mi ricordo quali, però è stato visto, insomma, così, era anche leggermente diverso. Qualcuno si chiedeva: ma perché lì ha la pelle color viola e invece in questo film l'hanno fatto rosino? C'è una spiegazione anche per questo, secondo me, forse perché nelle altre scene dove era stato introdotto, nelle scene post-credit dei film precedenti, era nello spazio, quindi magari la luce era un pochino diversa perché era un pochino lontano da una fonte di luce tipo stelle o cose di questo tipo, quindi probabilmente per quello. Giusto per dare una spiegazioncina così, per farvi vedere che sono aggiornato, sono pronto a questa sfida che Avengers Infinity War ci pone. Detto questo, Avengers Infinity War, film che mi è piaciuto tantissimo. Visto due volte, Thanos, il grande, vero, unico protagonista, un cattivo, perché lo sapete che io villain non lo dico, o meglio, qualche volta lo dico, però mi piace dire cattivo, infatti si è incazzato pure lui, è veramente un cattivo con i controcoglioni. Sicuramente diverso, perché molti hanno fatto un parallelismo con il Joker di Heath Ledger nel Cavaliere Oscuro, due pesi, due mondi, sono due cose completamente diverse. Però a livello di caratterizzazione è sicuramente un cattivo caratterizzato bene. Tanto più che nel corso, insomma, del film si arriva quasi ad avere empatia nei confronti di questo personaggio. Realizzato benissimo non solo nella stesura del copione, ma realizzato benissimo anche proprio la CGI del personaggio. Realizzata veramente, veramente bene. Raramente ho trovato un personaggio così importante realizzato così bene. Solo ultimamente, come per esempio potrebbe essere il Tarkin di Rogue One, che è realizzato veramente veramente molto molto bene. Qui ovviamente siamo un universo fantastico, quindi diverso. Molti si sono messi a ridere perché sembra che abbia questa sacca scrotale al posto del mento, però devo dire che io non conoscendo il personaggio, mi sembra che quello sia un po' il design del personaggio, quindi pazienza, avrebbero potuto chiamarlo Mr. Scroto, invece l'hanno chiamato Thanos, ma va bene così. Sta di fatto che però poi un nome anche abbastanza azzeccato. Però devo dire, proprio anche come la pelle reagisce alla luce, qui siamo già un pochino più nel tecnico, però so che salto un po' di palo in frasca, ma ci sono talmente tante cose da dire che non mi sono fatto una vera e propria scaletta, quindi mi perdonerete, insomma, se salto un po' da un punto all'altro. Credibile, l'espressività di Thanos è veramente credibile durante tutto il corso del film. Come dicevo, il vero protagonista, perché gli Avengers sì ci sono talmente tanti che i fratelli Russo hanno usato un po' questo escamotage di lasciare vari gruppi di personaggi separati, quindi il film si suddivide fondamentalmente in gruppi. Era impossibile, diciamo, avere delle scene con 14 eroi diversi tutti nello stesso luogo, e utilizzano anche delle sfumature cromatiche diverse in base a ogni scena, a ogni gruppo di personaggi che si segue all'interno del film. Quindi c'è un personaggio, magari ci sono un gruppo di personaggi che sono sulla tonalità del rosso, un gruppo di personaggi sulla tonalità del verde, un gruppo di personaggi sulla tonalità del viola, questo è molto interessante, soprattutto a livello cromatico, a livello stilistico, ed è una cosa che ho apprezzato particolarmente. Questo è poco ma sicuro. Quindi i fratelli Russo riescono, tramite questo escamotage delle varie sequenze narrative, dove troviamo diversi gruppetti, diciamo, di eroi, ognuno impegnato in cose diverse, troviamo gli stessi personaggi, e quindi caratterizzati anche in modo pressoché identico a come erano caratterizzati nei loro vari singoli film. Quindi Iron Man e Iron Man, i Guardiani della Galassia sono i Guardiani della Galassia. Ognuno rispecchia veramente il personaggio che è, non ci si perde via, non sa di minestrone, né di minestrone riscaldato, non sa di un unico gusto questo film, ma sono tanti piccoli sapori che creano un gusto decisamente gradevole nello spettatore. Quindi un film che mi è piaciuto veramente tanto, e diciamo che questa parte senza spoiler la possiamo anche chiudere qui, in quanto ne si è già parlato tanto qui su YouTube, nei forum, sulle varie testate. Io passerei più che altro alla parte, quella che forse più ci interessa, e da qui ve lo dico, da qui partono gli spoiler, quindi se non hai ancora visto questo film, non guardare da adesso in poi, perché da adesso in poi parleremo di quello che succede nel film, di quelle che sono state le mie sensazioni e le sensazioni delle persone con cui ero in sala a guardare questo film, soprattutto, diciamo, la prima volta, perché poi la prima volta è quella che ti ricordi più, no? In tutti gli ambiti.
e quindi di conseguenza e anche quello ha fatto una piccola differenza, ma ci arriviamo subito. Prima volta che ho visto Avengers Infinity War è stato la settimana scorsa, mercoledì, giorno dell'uscita, e siamo andati con il gruppo appunto di facce di nerd. Eravamo io, signor Matioschi, Victor, signor Giacomo, Dave, insomma, ho fatto un bel gruppettino e siamo andati a vederlo insieme. Il giorno dell'uscita, quindi, c'erano tanti appassionati, ovviamente, del Marvel Cinematic Universe e anche esperti, voglio dire, comunque che hanno seguito le geste solo di questi eroi, li conoscono, leggono i fumetti, quindi c'era l'ansia, l'hype era veramente palpabile nell'aria, si sentiva proprio questa voglia di fare poi i capelli oggi che non stanno da nessuna parte, perché prima il vento andava di qui, adesso va di là, è un casino, ragazzi, non potete capire, un disastro. Tra l'altro oggi faccio il video che sembra, non so, ho 18 colli, 27, non so perché io sono così oggi, sembro il fratello grasso del ciccione di Jurassic Park, è una cosa pazzesca, ma continuiamo. Quindi il fatto di essere andato a vederlo e di essere in sala alla prima visione con così tanti appassionati di questo universo è effettivamente cambiava un po' la percezione di alcune scene, perché le sensazioni, proprio tutto ciò che avveniva su schermo, veniva proprio sentito, sentivi questa partecipazione corale. Partiamo subito, voi sapete che all'interno, sapete, chi ha visto il film sa che in questo film questo Thanos, no, che arriva, si incazza con tutti perché ha questa missione. La missione è quella di decimare praticamente l'universo, fare metà universo deve morire, perché così, per fare in modo che l'altra metà possa prosperare, insomma, senza aver particolari cazzi, senza particolari problemi. Un po' pazzo questa cosa. E devo dire subito, se posso fare una critica immediata, forse la motivazione di Thanos è quella che un po' mi lascia più perplesso, anche se è caratterizzato talmente bene che tutto sommato non gli si può dire molto. Forse la motivazione che io non riesco a capire, ok, lui lo spiega durante il film che lui appunto sul suo pianeta non avevano più risorse perché la politica era dissoluta, la popolazione insomma viveva un po' sempre con gli egoismi e tutto quanto che portano, quindi c'è anche una critica, no, un po' al nostro modo di vivere, sicuramente legittima. Però ecco, da lì a dire siccome sul mio pianeta è andata così allora tutto l'universo, metà universo deve crepare, è un po' borderline, però ci può stare perché, ripeto, è caratterizzato talmente tanto bene che chi se ne frega, gli perdoni questa piccola imprecisione, diciamo. Ecco, quello che mi sono dimenticato di dire, ne parlavamo all'inizio, molti di voi non chiedevano, ma sai, qualche film non l'ho visto, posso vedere Avengers Infinity War? Allora, è chiaro che essendo, diciamo, un po' la naturale conclusione o preludio alla conclusione di quello che è stato il Marvel Cinematic Universe degli ultimi 10 anni, è chiaro che sarebbe meglio guardare il più possibile di ciò che è avvenuto prima. Io però, per esempio, non ho visto Black Panther, ho visto tutto il resto, ma Black Panther non l'ho visto. Non ho visto Black Panther, però non mi ha pesato. Non è una cosa che ho sentito, sapevo le due cose che dovevo sapere, cioè che il posto, cioè esiste questo Wakanda e compagnia bella, ma di base del resto non ho sentito particolarmente l'esigenza di sapere di più. Sicuramente lo guarderò dopo perché non ho avuto l'occasione di guardarlo prima, ma sono riuscito comunque a guardarlo senza problemi. Però devo ammettere che se non avessi visto Thor Ragnarok, se non avessi visto i Guardiani della Galassia, sarebbe stato più difficile guardare questo film. E Civil War, ovviamente, perché Civil War anche, e ecco, paradossalmente Civil War forse neanche, perché Civil War paradossalmente ti viene spiegato all'interno del film, cioè dici sì, abbiamo litigato, Tony Stark spiega a Banner che era stato via appunto perché era in Thor Ragnarok, vedi appunto perché ti serve sapere, ti serve vedere Thor Ragnarok per apprezzare meglio Avengers Infinity War, dove gli spiega, cioè guarda, abbiamo litigato. Quindi paradossalmente anche Civil War, volendo, uno può non vederlo, lui non l'ha visto. Quindi tutto questo per dire, se ci sono dei film che non avete visto, possibilmente recuperateli prima di andare a vedere questo film. Ecco, diciamo che Black Panther, per quanto mi avessero detto, dice no Andros, guarda che Black Panther è fondamentale per vedere questo film, no, perché bastava sapere due cose che mi sono fatto spiegare, senza spoilerare neanche troppo del film, perché ripeto, di Black Panther non so niente. So che esiste lui, anche perché comunque Black Panther era stato introdotto anche se brevemente in Civil War, per cui tutto sommato, cioè, sai che esiste questo personaggio, ma
ma non ti serve, diciamo, sapere di più, e comunque anche la stessa esistenza del Wakanda viene comunque suggerita sempre in Civil War alla fine, quindi tutto sommato non l'ho trovato pesante. Però ecco, Thor Ragnarok e Guardiani della Galassia sicuramente sì, infatti sono contento di aver recuperato il secondo dei Guardiani della Galassia prima di guardare Infinity War, perché insomma le connessioni sono parecchie, e soprattutto Thor, tanto Thor, perché Thor è diciamo che è abbastanza fondamentale in questo film. Tutti sono fondamentali, però Thor un pochino di più, ma ci arriviamo tra poco. Lo svolgimento di questo film mi ha lasciato, allora, due ore e mezza di intrattenimento puro, che non ho sentito, che non ho percepito, non le ho trovate pesanti. Il film non si perde via in cagate. Lo humor che c'è dentro, la componente comica è perfetta da quel punto di vista. Ci sono solo forse un paio di momenti, un paio di battute, ma poca roba. Quelle che ci sono fatte molto bene. Drax è sempre fantastico, io amo quell'uomo, è qualcosa di veramente meraviglioso. Tanti personaggi, tutti caratterizzati benissimo come dicevo, ma soprattutto in questo film in modo particolare c'è una forte componente drammatica, ovviamente essendo un po' il culmine, diciamo, di questi 10 anni di MCU. E si sente questa cosa si sente, si percepisce durante tutta la durata del film. Di solito siamo abituati, anche quando compare, no, anche il logo dei Marvel Studios, compare bella musica, è molto pomposa e cose del genere, qui non sono presenti, è molto serio il tono del film. È una cosa che ho apprezzato parecchio, nonostante appunto, come dicevo prima, ci sono poi le parti comiche, ogni personaggio mantiene quello che è, cioè il tizio dei Guardiani della Galassia, Quill, rimane Quill, cioè la battuta cazzona te la tira fuori sempre, il suo essere un po' cazzaro rimane. Drax, che è il cazzaro per eccellenza, è un uomo che adoro, rimane Drax. Però nonostante questo, ognuno di loro, anche il procione che per tutta la durata del film viene chiamato Coniglio, diventa quasi serio, ed è una cosa che si apprezza, anche perché ti aiuta a sentire proprio la drammaticità di quei momenti. Allora, partiamo subito con gli elementi più ciccioni. Il rapporto tra Tony Stark e Doctor Strange mi è piaciuto molto, come si è l'evoluzione insomma di questo rapporto all'interno di questo film, anche perché sia Doctor Strange che Tony Stark sono due personaggi insomma forti, hanno due caratteri molto forti e ovviamente si scazzano abbastanza, ma si percepisce come di fronte alla gravissima minaccia rappresentata da Thanos, questa anche rivalità, questo pavoneggiarsi, questo sfoggiare le piume più colorate venga messo immediatamente da parte, perché c'è bisogno di effettivamente di collaborare per andare oltre. Nonostante io non sia un fan di Spider-Man come supereroe, mi è piaciuto tantissimo questo Spider-Man in questo film, e ci arriviamo tra poco, perché so che voi sapete che io so, quindi ci arriviamo tra poco a Spider-Man. Chi non mi è piaciuto tantissimo in questo film è stato Banner, semplicemente perché secondo me gli hanno dato un ruolo un po' troppo marginale, contando il fatto che lui è Hulk, e abbiamo imparato persino io nel corso di questi ultimi 10 anni di MCU che succede casino nell'universo, le stelle esplodono, però porca troia, lui è Hulk, se ti tira un cazzotto muove anche l'universo. In questo film invece Hulk è praticamente assente, non c'è, è il grande assente, diciamo, di questo film. C'è tanto Banner ma poco Hulk, e quel Banner che c'è non è neanche un Banner, cioè si vede che è un Banner provato da ciò che è successo in Thor Ragnarok. Il discorso è che Thor Ragnarok è talmente un film pecoreccio, e chi mi segue sui social lo sa perché l'avevo anche detto, che non si sente, diciamo, lo spettatore non sente ciò che è successo in Thor Ragnarok con così tanto pathos così come lo sente Banner. E da cui anche, diciamo, nasce la giustificazione narrativa del fatto che appunto Hulk non viene fuori perché non vuole venire fuori in tutto questo film. E anche dal punto di vista grafico, paradossalmente, il Dottor Banner è meno degli altri, perché, come sapete, a un certo punto, non essendoci Hulk, lui viene messo nell'armatura, quella cicciona di Tony Stark, l'Iron Man grosso, chiamiamolo così, che non so come si chiami,
che non è War Machine, ma è con i colori sempre altro, ma è quello grosso, sicuramente voi saprete com'è. Il problema è che è l'unico che in una CGI comunque molto bella in tutto il film, tutto qua, lui dentro l'armatura sembra un po', capito, Pippo Ingurgiti con un palo nel culo, perché sembra un po' lì, capito, così, che non si capisce bene se sia stato fatto così di proposito, ma credo di no, semplicemente penso che abbiano destinato a Banner un'unità magari un po' meno esperta nel gestire gli effetti speciali e un pochino effettivamente stona, anche in scene abbastanza drammatiche, di cui parleremo tra poco. Sono, diciamo, sul ni per quanto riguarda Visione, perché Visione non è un personaggio che mi faccia impazzire, neanche Wanda, che io quando dico Wanda mi viene sempre in mente una che ti fa le carte su Tele Lombardia alle 2 di notte, non so perché, dice che hai seguito i consigli della Wanda, non so perché, mi viene automatico. Non mi fa impazzire, diciamo, il rapporto tra loro due, anche se comunque è fatto bene, nel senso è realistico, è plausibile. Ricordiamoci che Visione ha la gemma della mente piantata addosso e senza questa gemma Visione non può funzionare. Questo è abbastanza importante ai fini della trama, perché sappiamo tutti che appunto Thanos vuole raccogliere, diciamo, tutte le varie gemme. E da qui la domanda, poi torniamo sui personaggi un secondo, da qui la domanda che ci ha rotto le palle, ci ha fracassato i maroni a tutte le ore del giorno e della notte: ma secondo te, Andros, secondo te Matioski, secondo te Victor, secondo te chiunque, dov'è la gemma dell'anima? Tutti noi abbiamo fatto le nostre previsioni e tutti noi abbiamo cannato clamorosamente. Nessuno poteva immaginarsi che la gemma dell'anima fosse su un pianeta inculato e che il custode della gemma dell'anima fosse niente po' di meno che il Teschio Rosso, che, per carità, da un punto di vista a Mark Ord è bellissimo, da un punto di vista realistico dici: ma sto qua che cazzo ha fatto, è 70 anni che è sul pianeta deserto a fare la guardia, insomma, un po' campato per aria. Però ci stava alla fine, anche perché soprattutto avete visto anche voi, sicuramente che voi vi sarete chiesti quando arrivate, dicevo, perché questo parla francese? No, è tedesco. Ma non è che forse tedesco? Cazzo, Teschio Rosso! È stato molto bello. E qui torna il discorso che, essendo appunto in tanti appassionati in sala, io non essendo un appassionato grandioso, ma insomma un appassionato dell'ultimo minuto dei cinecomics in salsa Marvel, l'ho apprezzato particolarmente, perché insomma c'era fermento in sala, tutti parlavano, erano tutti concitati, erano tutti presi molto molto bene. Questa è una cosa molto interessante, per cui vi consiglio di andare a vederlo, insomma, con persone che apprezzino questo tipo di cinematografia e i cinecomics in generale, che siano ferrati, insomma, sull'argomento. Ecco ruolo paradossalmente un po' marginale al capitano, io mi aspettavo un ruolo più importante. Magari potrebbe avere un ruolo più importante in Avengers 4, però in questo film un po' si sente la mancanza del capitano, che nonostante prima del Marvel Cinematic Universe io dicevo: Capitano America, cazzo, ma ti puoi dai un eroe il nome di Capitano America? Invece lui, Chris Evans, e la caratterizzazione che gli hanno dato in questi film hanno reso il mio personaggio preferito, perché lui è un giusto, è un puro, io adoro. E ritroviamo anche Bucky, anche lui con un ruolo ovviamente marginale, però comunque fa piacere rincontrarlo. Molto interessante, ecco, il punto di vista Gamora dei Guardiani della Galassia, che chi lo sapeva già, chi se l'era dimenticato, come per esempio io, che sia lei che la sorella Nebula sono figlie di Thanos, figlie acquisite ovviamente di Thanos. E anche lì scopriamo appunto questo retroscena, perché vediamo effettivamente tramite un flashback come si è cominciato il rapporto, insomma, tra Thanos e Gamora. Gamora che in questo film è importantissimo, e se non hai visto i Guardiani della Galassia non puoi apprezzare appieno Avengers Infinity War. E anche questo è particolarmente curioso, perché da quel che mi è stato detto i Guardiani della Galassia non è che fossero così tanto cagati prima del Marvel Cinematic Universe. Invece col Marvel Cinematic Universe sono stati caratterizzati talmente tanto bene che la gente li ha amati tantissimo e hanno acquisito, insomma, un ruolo veramente fondamentale a livello della trama. E questa è una bellissima cosa, anche perché Thanos, per prendere la gemma dell'anima, e cazzo, sacrifica Gamora, perché per Thanos Gamora rappresenta l'ultimo ostacolo per raggiungere il potere assoluto, quello che gli può permettere di far sparire metà dell'universo, inteso come esseri viventi, come dice lui, pietosamente, con pietà. È una dimostrazione per lui di pietà, quella di farli svanire e basta.
svanire morendo, non nel senso che non sono mai esistiti, morendo. E questo forse è un po' la sorpresa, perché tutti noi, quasi la maggior parte di noi, avevano, alla domanda, anche nel quizzone, avevano detto: ma Thanos verrà sconfitto in questo film? Anche io stesso, se non vado errato, avevo detto sì ma no, nel senso che ci sarà un cliffhanger potente per il secondo film. Non solo sì, il cliffhanger c'è, ma non viene sconfitto per un cazzo, perché anzi vince tutto, stravince qualsiasi modo possibile, e ci sono, insomma, assistiamo a questo finale che ci ha lasciati parecchio, ci lascia tuttora parecchio sulle spine, perché vogliamo sapere di più. In realtà non vediamo l'ora che sia l'anno prossimo per poter effettivamente capire che cosa sta succedendo. E passiamo alla parte quella più cicciona, la parte che ci ha lasciato più sgomenti, la parte che ci ha anche emozionato di più: il finale. Perché nel finale fratelli Russo compiono una scelta coraggiosa, quella di far morire metà cast, perché muore metà cast per mano di Thanos, ovviamente, che riesce all'ultimo minuto a schioccare le dita, e forse ci riesce per un paio di inesattezze, per un paio di distrazioni da parte dei protagonisti. Già avevano tentato di togliergli il guanto e potevano vincere, se non fosse che Quill gli parte il quarto minuto, che è comprensibile, però in quel momento diciamo che devi mantenere il sangue freddo. Però Quill non è uno che mantiene il sangue freddo, quindi è in linea con il personaggio. Io stesso feci un'obiezione immediatamente anche in sala, quando mi stanno per togliere il guanto, ma qualcuno non poteva tagliargli il braccio, che così veniva via il guanto. Poi mi hanno spiegato: no, ma lui ha la pelle durissima, il compagno bello, insomma, non riesce a scalfirlo. E in effetti questa cosa viene poi dimostrata dopo, quando nello scontro con Tony Stark e dice: tutto questo casino per un graffiettino, perché si fa soltanto un graffiettino lui. E qui ci troviamo delle cose interessanti. Per esempio, quando lui colpisce effettivamente Tony Stark, io lì ho avuto per un attimo il sentore che Tony Stark morisse, cioè c'era la sensazione, era proprio presente, se non fosse che poi Doctor Strange dona la gemma del tempo a Thanos, chiedendo di risparmiare Tony Stark. Ricordiamo, cosa molto importante, che Doctor Strange, quando sono sul pianeta di Titano, pianeta di non il nostro Titano, un altro Titano, perché il nostro Titano non è così, ve lo dico giusto perché magari qualcuno non lo sa, andate a vederlo, ma non è così. Tra l'altro il mio satellite preferito del nostro sistema, giusto per informazione. Quando sono su Titano, Doctor Strange guarda 14 milioni di possibilità future e scova solo una possibilità dove effettivamente loro sono vittoriosi contro Thanos. E questa è una cosa importantissima da tenere a mente a fronte di tutto quello che è successo, perché molto probabilmente c'è le cose che sono successe all'interno di questo film sono le circostanze necessarie affinché ci sia la possibilità di sconfiggere Thanos nell'unico futuro che Doctor Strange ha visto come vittorioso. Diciamo che i momenti topici, diciamo, sono un po' due, oltre, diciamo, a quello che è il finale: lo scontro diretto con Tony Stark, dove appunto c'è questa paura, diciamo, che lui muoia, ma c'è anche una piccola parte, che poi è anche quella del trailer dove tutti ci siamo sorpresi, dove, quando finalmente Thanos arriva sulla Terra, l'unico che riesce a contrastare un minimo la potenza di Thanos è Capitan America. E lì un po' ho goduto, perché io amo tantissimo Capitan America, questo Capitan America in particolar modo, e forse per il fatto che lui è un giusto, è il vero giusto di tutti i Vendicatori, forse è l'unico che riesce a contrastare effettivamente la forza di Thanos, nonostante poi venga anche lui con un cazzotto mandato a terra proprio direttamente senza nessun tipo di problema. Però mi è piaciuta molto, diciamo, questa scena, forse è l'unico momento di vera gloria del Capitano all'interno di questo film. Torniamo sul finale vero e proprio. Veramente, quando Thanos riesce a schioccare le dita e gli eroi, fondamentalmente, perché noi lo vediamo degli eroi, solo dopo lo vediamo un po', diciamo, della gente comune e lo intuiamo, ma quando cominciamo a vedere, partendo da Bucky, il povero Bucky, che penso che sia forse la vittima
vittima per eccellenza di tutti i vendicatori, che prima rimuore, viene congelato e rimuore 70 volte questo povero uomo. Insomma, quando vediamo poi Bucky, il primo fondamentalmente a dissolversi, che si dissolve, dice Steve guardando il suo amico di sempre, e si dissolve, una scena molto toccante, quello sicuramente. Meno toccante la dissoluzione nel nulla di Wanda, forse perché a quel punto non ha più tanto niente da perdere, perché ricordiamo che siamo arrivati a questo punto anche perché Visione a un certo punto le dice distruggi la gemma della gemma della mente, perché così insomma Thanos non può recuperarla, so che non mi faresti del male, e compagnia bella. C'è questa scena molto molto bella, anche se Wanda effettivamente ci impiega un po' tanto tempo, cioè diciamo, allora ci sono quelle due piccole inesattezze che a fronte di un film comunque di grande intrattenimento ci si passa sopra, cioè il fatto che ci sia un po' troppo attesa nel fare le cose. Capisco che sia difficile da far fuori, queste gemme qui non siano così facili, però ci impiegano veramente un sacco di tempo, e porca puttana, per due o tre volte ci arrivano a tanto così dal vincere e poi non vincono. Però da un certo punto di vista aiuta a percepire questa atmosfera di incertezza, cioè questo sempre del porca puttana, mancava un attimo, non ho capito, così ce la potevamo fare. Io personalmente ho sentito tantissimo Drax, perché è l'unico momento in cui lo vedi serissimo. Ho percepito male Quill, perché c'è proprio un momento, cioè è come lo dicono anche i doppiatori, devo dire che hanno fatto secondo me un lavoro straordinario, perché riescono, cioè una delle poche volte che in tempi recenti veramente anche il doppiaggio proprio rispecchia quello che sta succedendo nella scena, e mi ha veramente 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 fatto tanto piacere dal punto di vista ovviamente di intrattenimento. Ma e qui vi sorprenderò, la scena che ho accusato di più e su cui ho fatto veramente tanta fatica è stato Spider-Man. Lì ho fatto veramente tanta fatica. Cioè il groppo era molto forte su Spider-Man. Cioè, la prima visione era stato veramente forte. E tutti si chiedono, tra l'altro, una teoria. Cioè, ma perché Spider-Man ci impiega molto di più rispetto agli altri? Io che non sono un appassionato me la sono spiegata così. Mi sono dato questa spiegazione. È il famoso senso di ragno. Cioè lui, no? Spider-Man che ha tutti i suoi sensi di prima. Cioè lui sa già di essere fottuto prima, perché lui sente prima le cose. E quindi c'è quel momento, è molto più lungo, è molto più straziante. Vuoi anche perché lui è un ragazzino, e forse è per questo che la senti così tanto, ma quando vai e dice signor Stark non voglio morire, una roba del genere, è veramente pesante. Cioè ancora adesso veramente mi si rizzano i peli del culo, perché è veramente qualcosa di pesante. Pesante, ma non pesante nel senso che palle, no, è proprio pesante l'atmosfera in quel momento, ed è veramente veramente triste. Soprattutto è triste anche lo sguardo di Tony Stark, che è un Tony Stark stanco, è un Tony Stark che si vede che quel momento lì, Tony Stark si vede e si percepisce che si sente vecchio, cioè si sente provato da quelli che sono stati gli eventi che l'hanno condotto fino qua. Soprattutto che l'ha provato tantissimo è stato il primo Avengers, no? L'invasione appunto degli alieni sempre per ordine di Thanos, perché probabilmente pensava che sulla Terra fossero quattro cazzoni, che non c'era nessuno a combattere, quindi poteva mandare tranquillamente quello che avrebbe mandato da altre parti, come ha fatto tra l'altro sul pianeta di Gamora, che ha fatto la stessa identica cosa, ma lì non c'era nessuno a combattere, mentre da noi sì. Quindi una scena veramente veramente straziante, quella di Spider-Man, anche quel mi dispiace finale, veramente veramente straziante. Un Tony Stark che si gira anche verso Doctor Strange, il quale, lo stesso Doctor Strange, si dissolve, muore, dove gli dice però era l'unico modo, e questo unico modo è quello che mi fa dire quello che ho detto prima, cioè che effettivamente questo era l'unico modo in cui tutto potesse andare bene. E anche il fatto che Dottor Strange abbia chiesto a Thanos di lasciare vivo Tony Stark, probabilmente perché Strange ha visto che l'unico futuro possibile dove lo vincono è un futuro dove Tony Stark è vivo, ed evidentemente ha una grande importanza insomma nella risoluzione di questo conflitto. Rimane da vedere, rimane aperta la questione del ma saranno morti per davvero, perché molti se lo chiedono. Allora, di sicuro nel prossimo film ci sarà qualcosa che ha a che fare con i viaggi nel tempo, anche perché abbiamo visto qualche immagine, qualche cosa di a parte vabbè il film su Capitan Marvel che sarà ambientato negli anni 90, quindi abbiamo visto anche un Samuel L. Jackson più giovane, meno tamarro, meno fumettistico, no? dal punto di vista dell'estetica. Ovviamente mi sto riferendo ai leak, i vari screen leak che ci sono stati in rete, dove si vede delle riprese del prossimo Capitan Marvel dell'anno prossimo, dove si vedono alcuni personaggi storici del franchise tornare, ovviamente perché siamo negli anni 90. Ma in molti anche si chiedono questa cosa,
ed è probabile che ci siano dei viaggi nel tempo, anche perché molti dei personaggi hanno un contratto che dura fino al prossimo film, quindi è molto probabile che se non ci sono dei viaggi del tempo ci saranno dei flashback. Quel che mi piace pensare, anche se è un po' improbabile, è che i personaggi siano morti per davvero, perché sarebbe uno shock al pari delle nozze rosse di Game of Thrones, cioè sarebbe, o comunque sulla falsariga di Game of Thrones, dove cazzo anche i personaggi importanti possono morire, ed effettivamente crea uno scompenso nello spettatore, perché essendo personaggi importanti il dispiacere è molto più forte rispetto a che muoia la comparsa sullo sfondo, o comunque un personaggio minore. Sarebbe bellissimo dal punto di vista narrativo, cioè che anche i film successivi siano con attori diversi. Non credo che sarà così, però sarebbe figo. Qualcuno ha detto: questo film è L'impero colpisce ancora delle nuove generazioni. Da un certo punto di vista lo trovo un paragone un po' tirato per i capelli, però tutto sommato non si può essere in disaccordo con, cioè, a livello di colpo di scena. Sì, ci siamo, è un bellissimo colpo di scena, si sapeva che qualcuno sarebbe morto, abbiamo fatto il fotomorto, abbiamo fatto un sacco di cose, però non così tanti, cioè obiettivamente nessuno sarebbe mai aspettato che la metà del roster, boom, andasse all'altro mondo. Quindi veramente tutto questo per dire, questo film mi è piaciuto veramente tanto, un film che consiglio assolutamente di vedere, anche ai non appassionati, perché forse il motivo anche per il quale questa recensione, questa mia opinione, diciamo, più che altro, è interessante proprio il fatto che io sono un appassionato comune per quanto riguarda Marvel. Una persona che si è appassionata guardando i film, non fruendo del media tradizionale, ovvero il fumetto. Ed è interessante anche valutarne l'impatto, perché io non pensavo, per esempio, di provare così tanta empatia per determinati personaggi. Come ho sempre guardati con un occhio critico, ma anche con un occhio al divertimento, un po' così, senza pensare troppo. Invece vedere determinati personaggi, ma soprattutto Spider-Man, non avrei mai detto che sarei quasi commosso, per dire, cioè un impatto veramente forte, e questo la dice lunga sul bel lavoro che è stato fatto, perché se riesci a far emozionare un tra virgolette non fan, cazzo, allora vuol dire che figa, hai fatto 100. Anche perché, ricordiamoci, per me fino ad adesso il cinecomic che in assoluto reputo il migliore è Il Cavaliere Oscuro di Nolan. Quello rimane lì, però questo ci si avvicina, anche perché sono due film diversi, cioè sono due film completamente diversi, ma da un punto di vista qualitativo siamo lì, almeno questo è il mio punto di vista. Da qui anche spiegato il fatto del perché io sia andato a vederlo due volte, che è abbastanza raro per me andare a vedere un film due volte al cinema, dato anche il poco tempo a disposizione, quindi è veramente veramente un film croccante. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di mettere un mi piace sotto questo video perché aiuta veramente tanto, di commentare questo video, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo film, ricordatevi nei commenti di scrivere magari spoiler, perché comunque siamo ancora abbastanza vicini all'uscita del film, anche se è passata una settimana, insomma tante persone devono ancora andare a vederlo, ma parliamone, perché sono sicuro che tantissimi di voi avranno le loro teorie, le loro cose, così possiamo nerdare insieme nei commenti, è una cosa che ci piace molto. Vi ricordo inoltre di condividere questo video con i vostri amici e con le vostre amiche sui social network, di modo tale che possiamo tutti insieme parlarne e possiamo essere sempre di più e creare una community super croccante. Vi ricordo inoltre di mettere mi piace alla pagina Facebook Dark Andros, pagina ufficiale, per essere sempre aggiornati sulla croccantezza, e di seguirmi anche su Instagram Dark Andros, pubblico tutti i giorni, faccio un casino di live, quindi seguitemi su Instagram tipo adesso. Ricordatevi di seguirmi anche su Twitter @darkandros e di seguirmi su Twitch Darkandros Official, dove ogni tanto facciamo i gameplay dei giochi che più ci piacciono. Ricordati inoltre di iscriverti a questo canale, l'unico vero e solo canale croccante. La prossima volta, figa, indoviniamo il titolo di Avengers 4.